Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti ufficialmente in clima derby. Perché è vero, già da un po' eravamo nella settimana del derby di Inter-Milan, ma finché non si parla di derby degli youtuber, non si è in clima derby. E oggi se ne parla per la prima volta, non con un video in cui vi porto con me al derby degli youtuber. Questa volta non accade, anche perché l'evento, purtroppo, per motivi di sanità generale, è stato a porte chiuse. Ma vi porto con me, come avete letto dal titolo, con un'intervista doppia a due grandi protagonisti della sfida. Abbiamo sentito Brogna e Gnabry nella gara d'andata, ci hanno detto delle cose. Gnabry non ha portato tanto bene quell'intervista perché poi si è fatto male, ma oggi sarà a disposizione. Prima però della partita bisogna sentire i due bomber, i due talenti, i due che si sono affrontati tante volte su YouTube, anche al pallone d'oro di YouTube Italia. Da una parte Pierino nell'Inter e dall'altra Eri Lazza. Benvenuti, a voi i microfoni. Ciao. Ciao. Sei carinissimo, grazie. Allora ragazzi, voi siete qui, tra l'altro mi fa molto ridere che io sia con il cappotto, maglioncino a collo alto, i guanti, maglia a maniche corte, almeno i guanti Lazza ce l'ha, ma perché essendo basso ha più freddo. Funziona così? Ma se non parli al microfono? Il personaggio di Pro Club l'hanno inventato così con i guanti, quindi per forza devo mettermi. No, è più caldo, è più vicino al centro della terra, capito? Ah, è per quello. Allora, facciamo una cosa seria. Tenete voi i gelati. Ok. Io magicamente parlo così, anche se si sente peggio, ma non si sente mai peggio con me, perché ho una bella voce a differenza vostra. Allora, te le sei addirittura preparate. Questo lavora da zona, col telefono. Allora, visto che faccio finta di non conoscervi, okay, la prima domanda che vi faccio è: nome? Pier. Harry. Nome d'arte? Pierino. Harry Lazza. Che squadra tifi? Allora, io sono un po' in dubbio tra... Il mio cuore è metà rosso-blu, metà nero-azzurro, quindi un po' Bologna, un po' Inter, diciamo. Io sono milanista. Anche tu a metà o...? Mai. Non è che può essere della Roma così? Mai. Neanche. No. Perché pensi di vincere il derby? Penso di vincere il derby perché abbiamo perso all'andata, quindi abbiamo più fame di loro e vogliamo dimostrare che l'andata è stata solo un incidente di percorso. Ma prego. Io penso esattamente il contrario di quello che pensa Pier. Noi abbiamo vinto tutti i derby giocati finora, quindi la fame è sempre la solita e stasera vinceremo. Voi avete dato una risposta seria che non mi aspettavo. Ok. E quindi torniamo devo... più ignoranti. No, però visto che avete già dato una risposta seria, io vi chiedo, secondo voi nella realtà chi vincerà il derby? Io vedo un pareggio. Pareggio, come è andata? Io... Beh... intuita dalla mia faccia, cioè. Però l'andata la ricordiamo tutti, sia nella realtà che soprattutto qui al derby. Avanti l'Inter 6-0, il tuo gesto sul sesto gol, poi due infortuni col Milan che aveva già cominciato a rimontare e che poi ha concluso la rimonta clamorosa. È stato un risultato giusto? È stato un risultato giusto per le squadre che erano in campo dopo i due infortuni. Sono due infortuni che ci hanno molto condizionato perché hanno tolto due giocatori chiave, quindi era un Milan già arrembante. L'infortunio, diciamo, li ha aiutati, poi non so come sarebbe finita senza infortuni, magari vincevano lo stesso, non lo so, però sì, comunque per come è stato il secondo tempo assolutamente meritato. Sono usciti due punti importanti della squadra, però siamo riusciti a ribaltarla, perché comunque il secondo tempo l'abbiamo iniziato molto con la grinta, insomma. Domande personali adesso. Ok. Per Pierino, sì. Parliamo del super derby degli youtuber. Sì. Ti ha impressionato il Milan visto contro la Roma? Non mi ha impressionato la bravura del Milan, mi ha impressionato la scarsezza della Roma, più che altro. Mi aspettavo di più, ok, che mancava Rudy Zlatan, però mi ha anche aperto gli occhi sul fatto che il Milan non vince solo a culo, ma è proprio una bella squadra, quindi bisogna stare attenti oggi. Per Lazza invece, ti aspetti una partita simile a quella che avete giocato contro la Roma? Beh, oggi no, sarà un po' più dura, anche visti gli elementi che hanno in campo l'Inter, alcuni si conoscono. Cioè, quasi tutti si conoscono in verità perché ci giochiamo sempre contro, quindi no, la risposta è no. In particolar modo, parlando di questa partita, qual è il giocatore che pensate sia decisivo, di una o dell'altra squadra? Allora, io l'altra volta ho sottovalutato Brogna e gli ho già chiesto scusa, hashtag chiedete scusa Brogna, è stato fatto. Quindi io questa volta, per evitare figuracce, ti dico che l'uomo chiave del Milan sarà Off Samuel, il pallone d'oro di YouTube Italia. E Brogna questa volta non farà niente. Ma allora, c'è un nuovo innesto nell'Inter che è Gunther, dei Footwork. Bisogna stare attento, anche se comunque ci sono due fratellini per la SV che romperanno bello le palote, insomma. Vuoi togliere un giocatore all'altra squadra? Allora, io dal Milan onestamente sono indeciso tra Harry
è Samuel, ma dato che li voglio affrontare tutti e due, li voglio battere tutti e due sul campo, quello che toglierei è Nico dei Footwork, perché per me può essere un innesto veramente interessante per loro. Ti leverei Pierino dalle palle, perché ovviamente Gabri senza Pierre non è niente, cioè guardatelo lì. E Pierre senza Gabri che sta anche l'altro. È vero, è vero. E infatti è una regola che conferma l'eccezione. Non è l'eccezione che conferma la regola. Non sono un telecronista. Non so e non lo diventerai, tranquillo. E nel calcio reale invece ti dico... Qual è la domanda? Chi toglieresti? Ah, chi toglierei? Leverei Barella all'Inter. Io no, non ti ho risposto su questo. Io del Milan attualmente toglierei Theo Hernandez, perché lo vedo un forte riscatto in questo giro di ritorno. Continuiamo a parlare di singoli, facciamo un po' di sondaggi. Nello specifico, Gianluca Rossi o Daniele Brogna? Daniele Brogna. Daniele Brogna. Mirko dei Nirchiop o Luca Mastrangelo? Mirko dei Nirchiop. Mirko dei Nirchiop. Luca Nerazzurro o Zoccolo? Zoccolo duro. Zoccolo duro. Gunter o Nicola? Gunter. Nicola. Gnabry o Samuel? Gnabry. Samuel. Ragazzi, questa è la più difficile. Vai. Pierino o Lazza? Pierino. Lazza. Autostima è molto importante. Io non voglio perdere, lui evidentemente sì. Ipotizziamo che si andrà ai calci di rigore, no? Sì. Rigore decisivo. Chi lo batte? Non Federico Marconi, abbiamo capito. No. Zoccolo duro. Sì. Bravo, io ti direi per l'Inter Gunter. Perché io soffro di pressione in questi casi, quindi spero di non essere tenuto a battere un calcio di rigore. Vi ricordate cosa disse il signor Wolf in Pulp Fiction? Chi cazzo il signor Wolf e cos'è Pulp Fiction? No, non ricordo. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. Ecco, invece in questo caso il momento è arrivato, quindi elencate una cosa positiva all'uno dell'altro. Pensavo dovessi fare un pompino a Pierre. No! Simbolicamente ero già posso preoccupato. Dissociare, signori di YouTube. Allora, devo fare un complimento quindi a... Sì, okay. Tosta, okay, mi hai fatto una domanda veramente difficile, però onestamente i rivali sono quelli che si osservano di più, quindi ti posso dire che non è come saltatore di testa che elogio Harry, ma il suo cambio di passo, di velocità, il dribbling e la sua abilità, secondo me. Io dico che Pierre, l'ho sempre detto, è molto scoordinato quando lo vedi da fuori, però è imprevedibile quando giochi in campo, non si sa mai da quale parte va, a differenza magari di un altro giocatore, quindi ti dico l'imprevedibilità. Scordinato ma efficace. Esatto. Sapete che poi c'è anche il super derby, lo sa bene Harry, lo so bene anche io. vinci il derby oggi, sì. Chi speri di affrontare al prossimo super derby e perché? Io spero la Lazio, perché sarebbe la rivincita della YouTuber Summer Cup e mi piacerebbe sfidarli. L'abbiamo sfidata in calcio a 5 e voglio sfidarli in calcio 8, quindi io ti dico la Lazio. Ti dico anche io la Lazio, perché non l'ho mai sfidata né nella YouTuber Summer Cup né in una partita normale così, e sono curioso di affrontarli perché voglio vedere come giocano. Ah, e anche perché vorrei una partita combattuta, se possibile. Beh, certo. È l'ultima, sì. È finito il momento serio del video, quindi canta un pezzo dell'inno della tua squadra del cuore. Ha fatto che cosa? Devo andare a riscaldarmi. Prima io? Prima la prima squadra di Milano. Ha cambiato più inni l'Inter negli ultimi anni. Infatti è difficile stare dietro, avrei preferito cantare Amma. Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio. Yes I am, yes I am. Oh 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 oh. Senza te non ci so stare. 1899 è la squadra che tengo a memoria. La Milan mi vuole vittoria. Ok, questa sfida l'ha vinta il Milan. Perfetto, insomma, abbiamo sentito due grandi potenziali protagonisti, perché almeno sulla carta lo sono, del derby degli YouTuber 3.0, Pierino in casa Inter, Harry Lazza in casa Milan, chissà se saranno decisivi e chissà come finirà questo derby. Commentate il video, non con il microfono, cioè anche se volete, ma soprattutto con il risultato esatto, secondo voi, e con il primo marcatore. Chi indovina il risultato vince un mappamondo colorato. A presto signori, e ci vediamo sabato alle ore 12 con il derby degli YouTuber.